Da tanti anni la macchina che vedete dietro di me è una delle più vendute in Europa. È nata con la Fiat Punto, sto parlando della Opel Corsa, che adesso andiamo a vedere, è nuova, diciamo che è un restyling molto sostanzioso. 5 porte e 3 porte. Cominciamo dal frontale, che adesso somiglia un po' di più alla piccolina, alla Opel Adam. Sono cambiati i fari e la griglia. La vista laterale invece sostanzialmente è quella di prima e sotto il cofano ci sono nuovi motori a benzina 3 cilindri 1000 turbo. Vediamo invece com'è dentro. All'interno le modifiche sono più concrete, è cambiata tutta la plancia che ha dei materiali più morbidi rispetto a prima, delle plastiche meno economiche nell'aspetto. L'infotainment è quello di nuovo della Adam, touchscreen, e ci sono dei comandi al volante più moderni. Lo spazio invece direi che non è cambiato, vediamo anche dietro. Il sedile davanti è regolato piuttosto indietro e vedete, uno dei punti di forza della Corsa rimane lo spazio all'interno anche per i passeggeri posteriori. Adesso vediamo il bagagliaio invece. Prima date un'occhiata al nuovo disegno del posteriore, sono cambiati i fari. Vedete qui c'è la scritta turbo perché, come vi dicevo, sotto il cofano ci sono nuovi motori e invece il bagagliaio è rimasto quello regolare e sfruttabile della Corsa con un pianale per avere il doppio fondo e la superficie piatta per tirare giù i sedili. Versione 3 porte, molto apprezzata dai maschi e dai più giovani in generale, aggressiva, cambia questa zona qui, i fari sostanzialmente non sono diversi dalla 5 porte come invece accadeva nel precedente modello e vediamo come ci si entra dentro. Questi sono sedili molto sportivi. Il meccanismo è quello da regolare, ovviamente adesso è tutto avanti, però è la Corsa che conosciamo. Vi interessa questa piccola tedesca? Fatevi un'idea di tutti i prezzi e gli allestimenti sul nostro sito con gli articoli che abbiamo scritto e seguiteci nello speciale dedicato a Sogno di Parigi, #OAParigi. Anche video su YouTube, eh?